Esame di Stato primo ciclo, come si svolgerà? Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso al CSP, per il prescritto parere, l'ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. L'ammissione. L'ammissione all'esame sarà deliberata dal consiglio di classe. Requisiti: frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, salvo eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato. Le prove nazionali invalsi si terranno, ma non rappresentano un requisito di accesso. La prova orale. L'esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che i consigli di classe assegneranno, tenendo conto delle caratteristiche personali di ciascuna studentessa e di ciascuno studente entro il 7 maggio. L'elaborato sarà trasmesso alla commissione entro il 7 giugno. Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico-matematiche, delle competenze nelle lingue straniere. Sono inoltre accertate le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. L'elaborato. L'elaborato potrà essere scritto, in forma multimediale, una produzione artistica o tecnico-pratica. Potrà coinvolgere una o più discipline. Alunni disabili e con DSA. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. La votazione. La votazione finale in decimi. Si potrà ottenere la lode con deliberazione all'unanimità della commissione in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. L'esito dell'esame. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni e, distintamente per ogni classe, solo nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe con la sola indicazione della dicitura non diplomato nel caso di mancato superamento dell'esame.